Stiamo andando a Praga per il Prague Gothic Treffen, ora siamo sul treno per Berlino perché abbiamo il cambio lì e dobbiamo beccare una mia amica e abbiamo già fatto colazione, mi sono già presa un cornetto con la Nutella e lui un pretzel salato e niente, ci abbiamo tipo 7 ore di viaggio e nel frattempo mi sa che dormiamo. Adesso siamo alla stazione di Berlino che stiamo aspettando il treno per Praga che arriva tra un'infinità e stavamo anche aspettando una nostra amica che sicuramente non si farà riprendere e niente, nel frattempo ammazziamo il tempo. Ich hoffe aber, wenn ich nach Prag fahre, dass das Abteil in Fahrtrichtung links ist und nicht auf der Seite. Ci sono altre 2 ore di treno. Allora, stiamo andando a cercare un'absinterie che ha il gelato sto parlando mezzo in inglese, mezzo in italiano, all'Asensio. E ci siamo persi perché io sono una cretina, ho sbagliato piazza. E niente, stiamo girovagando non si sa dove da 3 ore e io voglio il gelato. Abbracciami! Che bello questo doppio di strada di lui! Hai visto? Because I don't like it too strong. Thank you.
finalmente siamo arrivati a destinazione. È tutto il giorno che rompo il cazzo, che voglio andare qua perché ci sono i giocattoli. E niente, non uscirò mai più. Non uscirò mai più. Stiamo andando a mangiare, poi si va al Prague Gothic Treffen, che è la versione ceca del Wave Gothic Treffen, e nel frattempo è venuta una tempesta, mentre siamo probabilmente abbiamo messo i piedi fuori dall'albergo. Questo è Tim, comunque, è il nostro figlio. E niente, faccio questo video così almeno si può ancora vedere il mio make-up prima che vada tutto. E niente, saluti. We'll be right back.
Allora, sono 3:30, stiamo ritornando all'hotel. E quello che mi ha suggerito di dire il mio ragazzo, perché non mi ricordavo, non sapevo che cazzo dire, vabbè. Siamo stanchi morti, più che altro i piedi sono distrutti. E domani niente, lui fa DJ e deve stare tutta la notte, quindi andiamo a letto prima oggi. E sto morendo veramente, mi devo ancora struccare, fare la doccia e tutto. La cosa divertente è che a una certa stavo facendo un piccolo vlog ed è passato Valor e mi ha fatto ehi! Penso che sia anche rimasto nel video, tra l'altro, con cosa divertente. Tra l'altro la scena guarda è così piccola che ho praticamente fatto amicizia con Valor. E gli faccio, ma ti ricordi di me anni fa che ho ballato sul loro palco praticamente? C'è un mio video che gira su Facebook di me che ballo con i Christian Def. E lui se lo ricordava, che bella cosa. E poi ho anche fatto due chiacchiere con Cellophane e gli ho detto che ci becchiamo tra qualche settimana a Milano. E niente, spero che riesca a rivederla, che mi occupo rimettendo eccetera. E niente, la cosa divertente sì, è che in questi ambienti veramente c'è così poca gente che si conoscono tutti. Poi ero tipo nel backstage, eravamo tutti insieme così a mangiare la pasta, a berci le berrette, a UFO, divertente. E niente, basta, siamo arrivati all'hotel, adesso vi saluto, buonanotte.